Nel Mesozoico, più precisamente all'inizio del periodo Cretacico, 130 milioni di anni fa, un bizzarro predatore si aggirava sull'isola che allora corrispondeva all'odierna penisola iberica. Questo strano dinosauro carnivoro, chiamato Concavenator corcovatus, ovvero cacciatore con la gobba della cuenca, è uno dei più misteriosi nel suo genere. Le sue strane caratteristiche confondono ancora gli scienziati che lo studiarono. I misteri che aleggiano sulla sua strana morfologia sconcertano e mettono ora dubbi sull'evoluzione di alcuni tratti nei dinosauri. Questo animale potrebbe addirittura riscrivere e mettere nuova luce sull'evoluzione di alcune caratteristiche che possiedono ancora oggi gli odierni dinosauri aviani, gli uccelli. Questo misterioso predatore potrebbe ancora rivelare molto e addirittura complicare quello che pensavamo di sapere sull'anatomia dei dinosauri non aviani. Nel 2010, in una cava della Cuenca, nella Spagna centro-orientale, dopo alcuni scavi eseguiti dai paleontologi José Luis Sanz, Francisco Ortega e Ferdinando Escaso, furono scoperti dei resti fossili. I ricercatori estrassero dal sito di scavi tra le montagne della Spagna una lastra di roccia contenente lo scheletro di un animale. I resti, ottimamente conservati, presentavano per intero lo scheletro del dinosauro. I resti avevano perfino preservate le impressioni fossili di quella che un tempo doveva essere la pelle. Appena tirato fuori dalla roccia, gli studiosi notarono subito che Concavenator era un dinosauro dalle caratteristiche inusuali. Risultò immediatamente che si trattasse di un predatore di medie dimensioni con una lunghezza compresa tra i 6 e i 7 metri. Grazie alle caratteristiche scheletriche fu identificato come un carcarodontosauride. I carcarodontosauridi furono un gruppo di dinosauri che comprendevano alcuni dei predatori terrestri di maggiori dimensioni che abbiano mai calpestato la Terra. Giganteschi predatori tra cui Carcharodontosaurus e Giganotosaurus, lunghi anche 13 metri. Concavenator è stato classificato come un esponente basale di questo gruppo. Era forse un cacciatore di prede di piccole e medie dimensioni che coglieva di sorpresa e rincorreva per brevi tratti. L'ambiente in cui viveva era una zona umida o lacustre nell'entroterra. Questo ambiente doveva essere caratterizzato da un clima tropicale, contraddistinto cioè dall'alternanza di una stagione secca con scarse precipitazioni e una umida con abbondanti piogge. In questo tipo di habitat viveva insieme ad una grande varietà di animali e piante. Vi era una grande varietà di artropodi, molluschi ed anellidi, che popolavano le sponde e le acque di queste zone umide. Vi erano anche rettili squamati, tartarughe della famiglia Pelomedusidae, particolari mammiferi e specie di antichi uccelli chiamati enantiorniti. I più abbondanti amnioti della zona erano però i crocodilomorfi, di cui si conoscono ben 6 specie diverse. Concavenator viveva anche accanto a specie di pterosauri come Europehara e dinosauri come Pelecanimimus. Quest'ultimo era un ornitomimosauro, di cui probabilmente Concavenator si nutriva. Analizzando l'anatomia di Concavenator, uno strano particolare attirò l'attenzione degli studiosi. La prima cosa che saltò subito all'occhio furono le spine neurali rialzate tra il bacino e l'inizio della coda. Le insolite spine neurali, molto allungate, furono in un primo momento interpretate come sostegno per una sorta di gobba composta da grasso, anche se di questo non ne si era certi. Vista la prominenza, è possibile che venisse usata come display sessuale nel corteggiamento. Era quindi possibile che fosse ricoperta da pelle o addirittura piume molto colorate. Lungo lo scheletro, i paleontologi sono riusciti ad esaminare anche diverse impressioni di pelle. Lungo la parte terminale della coda è presente la sagoma dei tessuti molli che la ricoprivano. Queste impronte fossili mostrano perfino alcune squame rettangolari. Anche le zampe posteriori mostravano impronte di pelle. Sulla parte anteriore del piede e la parte dorsale delle dita di Concavenator è stata riportata la presenza di grosse squame poligonali, simili a quelle sulle zampe degli odierni uccelli. In aggiunta è stata esaminata ciò che doveva essere in vita la porzione cornea dell'osso unguale, cioè l'artiglio, e di grossi cuscinetti adiposi al di sotto delle dita. Ciò rappresenta uno dei pochi resti di grossi teropodi con preservate impressioni di tessuti molli. Le informazioni ottenibili dall'analisi della pelle sono molto importanti per la comprensione di come dovevano apparire in vita questi antichi animali. Anche le squame sulla coda comunque non escludono la possibilità che avesse posseduto piume sul resto del corpo. Infatti, su dinosauri molto meglio conservati come l'ornitischio Colindodromeus, erano presenti sia un folto piumaggio corporeo che grandi squame poligonali sulla coda. I paleontologi trovarono sull'ulna, ovvero una delle due ossa dell'avambraccio, delle peculiari protuberanze.
Queste protuberanze furono interpretate come papille ulnari, pertanto simili o forse le stesse papille, che negli uccelli odierni, servono per l'innesto delle grandi penne remiganti nelle braccia. Successive ipotesi suggeriscono che la reale attribuzione anatomica di queste strutture fu male interpretata, supponendo che non siano state altro che il punto di ancoraggio di alcuni muscoli. Ad avanzare questa ipotesi fu il paleontologo Andrea Cao nel suo blog personale. Egli, in particolare, sostenne che le ossa dell'avambraccio, radio e ulna fossero dislocate e spostate rispetto alla posizione che avevano quando l'animale era in vita. Quindi, la zona che mostra le presunte papille non sarebbe in realtà quella del margine posteriore dell'osso ulnare, come avrebbe dovuto essere nel caso di vere papille ulnari. Oltre a questo, fa notare che le protuberanze sono disposte ad una distanza irregolare l'una dall'altra e su una carena non presente nessun altro uccello o dinosauro paraviano. Tuttavia, Cao non propose queste idee in un articolo scientifico ufficiale e provengono solo da analisi fotografiche. Pertanto, le conclusioni da lui tratte possono essere considerate solo ipotesi non ufficiali. Nel 2017, questa Fidalgo analizzò nuovamente le strutture sull'avambraccio di Concavenator, escludendo il fatto che si trattino di strutture per l'ancoraggio di muscoli. Egli sostenne che queste particolari protuberanze fossero realmente papille ulnari. Nonostante ciò, si fa notare che la filogenesi dei teropodi suggerisce che le strutture per l'attacco di penne remiganti siano presenti solo nei maniraptori e in alcuni loro stretti parenti. Altri celurosauri affini a questi e completamente piumati, come il tirannosauroide Dilong e il terizinosauro Beipiaosaurus, ne erano completamente sprovvisti. Secondo lui, se questi celurosauri vicini ai maniraptori non possedevano tali strutture, risulta assurdo pensare che Concavenator potesse averle invece avute. Infatti, i carcarodontosauridi risultano molto lontani filogeneticamente dai maniraptori. Il dibattito su quello che dovevano essere in realtà queste strutture nonostante tutto rimane aperto, tra chi da una parte sostiene che queste protuberanze sull'ulna siano veramente le stesse che sostengono le penne remiganti e chi dall'altra pensa che questa sia una erronea interpretazione di ciò che in realtà era una zona di un ancoraggio muscolare. La reale presenza però di queste strutture potrebbe d'altro canto aprire nuovi ed interessanti scenari evolutivi. Punti che potrebbero stravolgere quello che pensavamo di conoscere sull'evoluzione delle penne remiganti nei teropodi. La presenza di penne remiganti sulle braccia di Concavenator potrebbe indicare che anche i carcarodontosauridi, seppur ancestralmente, le avessero possedute. Oppure, seguendo un'ipotesi più azzardata, le penne potrebbero addirittura essere ancestrali a tutta la linea evolutiva che comprende celurosauri e allosauroidi. Ciò potrebbe stravolgere quello che pensavamo di sapere su queste peculiari strutture. Ciò implicherebbe che la mancanza di piume remiganti sulle braccia di Dilong e Beipiaosaurus sia soltanto il risultato di una loro secondaria perdita durante l'evoluzione. Sappiamo che strutture filamentose molto simili a piume erano probabilmente già presenti in tutti gli ornitodiri, quindi almeno nell'antenato comune tra tutti i dinosauri e gli pterosauri. Perciò delle piume trovate su un animale come Concavenator non sarebbero poi una grande sorpresa. Strutture come le penne remiganti, invece, finora sono state considerate un carattere esclusivo dei maniraptori. Tuttavia, non può essere ancora affermato nulla con certezza. Interpretazioni alternative, però, propongono altre funzioni per queste sorte di papille. Alcuni le vedono come sostegni per semplici allungamenti rigidi attaccati alle braccia, simili quindi a particolari spine o aculei cavi. Altri le vedono sempre come strutture cave, ma che potrebbero aver sostenuto a loro volta delle sorte di filamenti o strutture più ampie e colorate, molto simili a delle penne usate però solo come display sessuale. La discussione rimane ancora aperta, e forse non sapremo mai quale potesse essere stata la reale entità di queste strutture. Nonostante ciò, dobbiamo ammettere che Concavenator sia davvero uno strano tipo. In breve, Concavenator era davvero uno strano animale. La gobba sulla schiena e le strutture sugli avambracci hanno aperto molti interrogativi che restano ancora irrisolti. Potrebbe rappresentare una delle scoperte più importanti per la comprensione dell'evoluzione delle penne remiganti nei dinosauri. D'altra parte, se venisse scoperto il contrario, potrebbe diventare una delle interpretazioni più erronee della paleontologia moderna. Chissà se un giorno avremo finalmente la possibilità di rispondere a tutti questi interrogativi. In passato, molte ipotesi fantasiose sono state fatte per spiegare strani caratteri presenti nei dinosauri. Le ipotesi fatte per Concavenator potrebbero annoverarsi tra quelle, ma chissà, forse le nostre ipotesi attuali potrebbero rivelarsi ottime intuizioni, che potrebbero essere confermate da nuovi studi. Come disse Manzoni, ai posteri l'ardua sentenza.
Grazie.